Io questo video non lo volevo fare, ma GoPro, dopo aver visto il secondo episodio della serie Giro di fine stagione, se te lo sei perso te lo lascio nella i in alto a destra o qui sotto in descrizione, come ti è più comodo, vedi tu, ha deciso di sponsorizzare questo video, ma prima facciamo due passi indietro. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Ehi, mille pezzi! No, è partito questo. Sta ancora registrando. Mio Dio, no, ma hai capito che mi stava arrivando in faccia? Davvero? È arrivata così. Te lo giuro, spero che sia venuto. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Oh dai, però non sei graffiata più di tanto, cioè si vede ancora qualcosa. Ma cazzo, ho visto un pezzo che voleva in alto. Porca... L'ho fatto così. Ma che bestia, che botta che ha preso. Qua l'obiettivo si è un po' graffiato, però sti cazzi. Beh dai, finché funziona. Vabbè, ma chissà che volo ha fatto quel vetrino lì. Un bagaglietto così nero stava arrivando un cielo madonna così. Sai che secondo me ho registrato tutto, vediamo. Io lo spero, volevi! Secondo me non si capisce niente perché stava. Stava girando su se stessa? No, peccato. La morte in faccia. No, ma bello sparato in faccia ce l'avevo io. Sai perché? Perché ho preso una buca a una velocità abbastanza elevata. Davvero, Esatto. porca tro... Ha preso il contraccolpo e si è rimossa. Dai, per fortuna è che è Ma si è andata proprio così. staccato? Sì. Era tutto questo qui. Boh, vabbè. Cerchiamo di dare un senso a quello che avete appena visto. Circa un anno fa io ho posizionato sul portatarga un supporto GoPro con il relativo adesivo 3M sul mio portatarga e fino a qui mi sembrava tutto abbastanza stabile perché si sa che gli adesivi 3M sono un po' come il cemento. Inoltre la superficie era perfettamente liscia e piatta. Mai mi sarei aspettato che da un momento all'altro, a causa di una buca, avrei dovuto salutare definitivamente la mia action camera. All'inizio i danni sembravano superficiali perché avevo la scocca la quale aveva assorbito la maggior parte del urto. In più ero anche euforico visto che avevo un titolo potenzialmente clickbait. A chi non piacciono le visualizzazioni facili? Ma una volta arrivato a casa, dopo aver analizzato meglio i danni, ho visto che l'obiettivo era completamente scheggiato. Quindi in mano avevo una GoPro dal valore di 500 euro, ma con la stessa funzionalità di una roccia, ovvero era inutile. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Quindi avevo tre possibilità. Sì, potevo scrivere decisamente meglio. Quindi avevo tre possibilità: riparare l'obiettivo. Per mesi ho cercato online tutorial su come sostituire l'obiettivo. YouTube è un posto magico perché al giorno d'oggi si possono trovare un sacco di tutorial. Avevo trovato il video che faceva a caso mio. Rimaneva soltanto un problema: dove acquistare l'obiettivo? Vi ricordo che GoPro non vende ricambi originali, quindi state attenti a quello che acquistate online. Ma anche se l'avessi trovato, io di elettronica non ci capisco niente e sicuramente avrei fatto un casino. Dovevo trovare un'altra idea. Arriviamo così alla seconda possibilità, contattare il servizio GoPro. Ma cosa potevo dirgli? Come potevo giustificare quel danno e farlo passare in garanzia? Anche questa è un'idea di me. Arriviamo così alla terza possibilità, acquistare la nuova GoPro Hero 11. No, scherzo, raga, non me lo posso permettere, non ho neanche le monetine. Quando tutto ormai sembrava perso, sono finito su un forum in cui si parlava di sostituzione della fotocamera con iscrizione a GoPro Plus. E qui gli utenti parlavano di una sostituzione totalmente gratuita. Raga, gratuita! O gratuita, non so come siete più comodi voi. Cioè, raga, impossibile! Ma andando a leggere meglio sul sito ufficiale, vi lascio il link qui sotto nel caso voi aveste lo stesso problema, ho scoperto che c'era una piccola fee da pagare, piccola, eh. Si tratta di una piccola spesa per poter effettuare questa permuta. La spesa non è irrisoria, ma decisamente più conveniente rispetto che a partire da zero, ovvero comprare una nuova GoPro. Procedo quindi a contattare il servizio clienti e dopo una lunga serie di messaggi, non solo decidono di azzerare le spese di permuta, ma addirittura mi fanno l'upgrade. O meglio, l'upgrade al quadrato. In cambio della mia Hero 7 mi manderanno una nuova GoPro Hero. E in più una. Amici, è passata una settimana da quando ho spedito indietro la mia GoPro. Bisogna considerare che di mezzo c'è stato Natale e Capodanno, quindi le tempistiche sono perfette. Un applauso a GoPro. Ah, soddisfacente. Ok.
scritto qui, forse è meglio se non ve lo faccio vedere perché sono dei dati sensibili. Qui c'è un astuccetto di solito classico di GoPro e vediamo qui. Iro 9, mi ha mandato una Iro 9? Ma non ci credo che mi hanno mandato l'Iro 9. Ma sto male. Finché non lo vedo non ci credo. Ok. E apriti. Ok, dai, ci siamo. Questo è faticoso con una mano. Via. Ma aspetta, ma lì cosa c'è? Ah, mi hanno mandato anche una batteria. Ma che piccoli, meno male che me ne sono accorto. Non c'è nient'altro, vero? Ah, peccato. Allora, torniamo a noi. Tu, via. 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 Oh, che bello, molto soddisfacente. Momento della verità. Iro 9 o Iro 7? Secondo voi cosa mi hanno mandato? Scrivetelo qua sotto. Cioè, non qua sotto, non qua sotto, ma qua, cioè. Insomma, avete capito. Oh, Madonna, apriti. Madonna, ok. Le cose professionali, professionistiche, le lasciamo agli altri YouTuber. Noi solo video di bassa qualità, come sempre. 3, 2, 1. Non ci credo. No, vabbè, sto male. Sto male, mi hanno mandato la Iro 9 al posto della Iro 7. No, vabbè, no, vabbè. GoPro, io ti adoro. Amici, è successo veramente. In primis ci tengo a ringraziare l'operatore che è stato super carino, super disponibile con me. In secundis ci tengo a ringraziare GoPro, se stai vedendo questo video possiamo collaborare, la mia mail è qui sotto. E in dulcis ci tengo a ringraziare la mia botta di culo. Mamma GoPro, ci tengo a dirti due cose, che anche quest'anno ho rinnovato l'abbonamento Plus e che mi piacerebbe provare la nuova GoPro Hero 11. Che dici, collaboriamo? Io sono disponibile, a te la palla. Dopo tutto questo asciughino vi lascio le ultime clip ai piedi del Monte Bondone. E niente raga, doveva succedere anche questo. Per fortuna la GoPro ho visto che cioè, l'obiettivo non è rotto, solo un po' ammaccato. E niente, doveva succedere a quanto pare. Guarda, guarda questa crepa qui. Maledetta. La GoPro per fortuna non si è fatta niente. L'obiettivo è leggermente un graffiato, ma ho visto che in video non si vede niente. E la cover ha preso una bella botta, però è fatta apposta e quindi chapeau. Mi dispiace solo che Omar abbia preso quello spavento, perché a quanto pare stava per centrarlo. È uno scam! È uno scam, il lago è secco! È questo qui! Qui ci dovrebbe essere il lago. Sto male. Andiamo a fare il bagno. Grazie, grazie. Permesso, permesso. Bellissimi, vi ringrazio per la vostra pazienza e la vostra amichevole cordialità. Che cazzo sto dicendo? Io non lo so. Manca solo che mi cada il telefono e poi siamo a posto. Oddio, non diciamolo troppo ad alta voce. Occio zio! Signora Iaris, sarebbe così gentile da spostarsi un po' più a destra? Madonna mia, c'è un criminale, sappilo. Ciao cuccioli, patato, amore, luce, vita. C'hai il culo distrutto? Mi sembra che cioè, mi hanno aperto le gambe e mi hanno trapanato. Io sono abituato. E non dico altro. Oh, quello è teaser. Porca p***. Vabbè dai, tanto ormai. Secondo me è uguale, beh. Lo Stato ci frega così, i poteri forti ci fregano. Cosa cambia di benzina più? Sarà la 100 ottani? Dicono che sia più performante. Ma per me non c'è. Sì che c'è la 100 più. Dove? Ovunque. Allo stesso prezzo? No, costa un po' di più, la super più. 2,14€. Cosa? 2,14€. Porca p***. No, non mi va più. Ma basta. Sei un lavoro. When I see you again. No.